Allora, le chiacchiere stanno a zero. Guarda, devo dire, Pamela ancora si commuove di quei momenti, no? Le chiacchiere stanno a zero. Anche tu? No, anche a me non mi è passata completamente. Sì. Perché chi, veramente... scusa, per l'Inter? No, per loro due, perché non li vedo felici. Ma sì che sono felici, sono felicissimi, no? No, posso dire una cosa comunque, con tutto rispetto per Daniele e per Dennis, senza dire assolutamente niente, comunque quelle cose le ho dette solamente perché avevo tanta rabbia e volevo far ingelosire lui, senza togliendo niente a lui, senza togliendo niente a loro. Io non so se sta dicendo la verità, ma questa sera abbiamo col signor Polimeni la macchina della verità, ecco qua, vedete? Eh sì, che funziona davvero. Cristiano, vuoi provare? No, senta, me l'hai presto con mia moglie, devo portarla a casa mezz'oretta, devo parlare con mia moglie. Ma lui viene a casa? Ah, viene lei volendo a casa proprio. Allora, ecco, io, vogliamo provarla questa macchina della verità? Ecco, vieni Cristiano. No, mi dispiace, cari, io non vedo. No, grazie. Va bene, allora cominciamo subito con Federico. Vai, Federico, cominci tu, ok? Sì, posso. Allora, vediamo. Ecco. Pensi al microfono? Ecco. Egidio, dimmi che cosa c'è. Sì, c'è un cavo staccato. Se lo c'è un cavo staccato. Posso ricordare intanto che la macchina della verità non è una prova che vale al 100%, ma è una prova che ha un suo valore notevole, perché vede come reagiscono alcuni parametri fondamentali, vitali, come il battito cardiaco, la pressione, la sudorazione, e quindi indica la reazione più o meno violenta del soggetto quando gli viene fatta una domanda o citata una cosa. Quindi ci permette di capire se lui mente o non mente in base alla reazione che avrà, in base a quello che tu gli dici. Gli americani la usano, giusto? L'hanno usata per un periodo anche come prova dibattimentale, poi ci sono stati una serie di ricorsi alla Corte Suprema, ma si sa che non dà il 100% di sicurezza, ma fa vedere quanto il soggetto è tranquillo oppure agitato. Allora l'adottiamo in Parlamento, sarebbe ottima, no? Quando la gente parla in Parlamento, la macchina della verità, ci sarebbero delle belle sorprese. Allora, mi dice il signor, ecco, Polimeni, quando è pronto? Benissimo, allora... Scendiamo le luci. Dovremmo ho cinque domande silenzio per te. Un pochino di silenzio nel pubblico. Un po' di silenzio. Allora, è importante, il pubblico stia assolutamente in silenzio. Una cosa seria. Ecco. Non sembrerebbe, visto che presento io, ma... Prima di partire per l'isola, com'era il tuo rapporto con Pamela? Fidanzati per amore o per finzione televisiva? Era finzione televisiva? Falso? Non era vero amore. Tendenzialmente è vero. Vero, è vero amore. Bravo, bravo Federico. Perché molti pensavano che fosse una finzione televisiva. Sai perché, Simona? Perché il livello di stress non ha superato il punto intermedio, e quindi vuol dire che lui non ha avuto nessuna fatica a dover fingere. Ha detto tranquillamente quello che voleva dire, e quindi vuol dire che è vero. Questo sostanzialmente bravo è il meccanismo. Bene. Avete concordato il colpo di scena, vedi, tu l'hai mollata in diretta nazionale? No, assolutamente no. La puoi rifare gentilmente? Un po' più motivata. No, deve essere un po' più motivata. Sì, okay. Devi motivare quello che stai dicendo. Assolutamente no, è stata... Non capisco perché tanta gente non riesce a credere quello che ho fatto, la mia reazione. Anzi, se volevo fare bella figura non avrei fatto questa cosa. Tendenzialmente è vero. Durante l'Isola dei Famosi, il tuo interesse nei confronti di Nina Senicar era sincero o ti comportavi così per la stampa, per la televisione, motivando? Assolutamente no, non l'ho fatto per la stampa né per la televisione, ma era veramente un rapporto di amicizia bello, bellissimo, mi ha dato tanta forza per andare avanti. Tendenzialmente è falso. Non era proprio un'amica lei all'inizio, no? No, assolutamente, è stata sempre un'amica. Ma gli hai detto che ti potevi innamorare di una come lei? Allora, e quella è stata capita un po' male come frase dal pubblico. E io quando ho detto quella cosa, e anche da Pamela, io quando ho detto quella cosa ho detto che in quel momento avrei voluto, oppure avrei voluto una donna come Nina con un cervello così... Al di là magari delle sue curve fisiche, che tutti quanti sappiamo che è una bellissima ragazza, ma anche ha un cervello notevole. E quello penso che è il sogno di tutti i ragazzi.
Sull'isola hai mai baciato fuori dalle telecamere Nina, un'altra naufraga? No, assolutamente no. È falso? È falso. La dobbiamo rifare questa. Sull'isola hai mai baciato fuori dalle telecamere? Assolutamente. L'isola era grande. Ma a parte ecco, che l'isola riesco... c'era Pagurlandia. Ti posso dire una cosa, Simona? Non riesco a capire perché nell'Isola dei Famosi non avete messo le telecamere 24 ore su 24 dalla prima edizione che perché c'è l'isola. Perché le magnavate. Certo. E secondo me invece se tu le metti la prossima volta scoprirai tante cose. Sì, ma se tu le metti, voi comunque sapete dove sono sull'isola. Non è la casa, una casa per cui le metti dietro uno specchio, eccetera. L'Isola dei Famosi tu le puoi mettere da un albero, ma tu devi dire al concorrente, però... Se no violi la legge sulla privacy, lo devi dire a un concorrente, guarda che c'è la telecamera, cioè non è che vuoi mettere 300 telecamere, no, come fai? Come si fa in tutti i reality, no? Che vengono controllati 24 ore su 24, e secondo me anche l'isola dovrebbe essere controllata 24 ore su 24, perché tanti problemi nascono, cose che gli italiani non riescono a capire, tanti problemi nascono per questo motivo. Ma non è possibile su un'isola mettere piena di telecamere. Io per esempio, c'è Dario non c'è. Quando io ho parlato a Dario... Sì, ma tu stai divagando. Abbiamo chiesto se hai mai baciato Nina o un'altra naufraga. Assolutamente no. Deve parlare solo lui. Lei faccia la domanda e lui risponde. Hai mai baciato Nina? Perché se lei parla sopra, sovrappone... O un'altra naufraga. No, non ho mai baciato né Nina e né un'altra naufraga. Mai. Tendenzialmente mai. È falso. Assolutamente. Non è... No, a parte che io non credo che comunque attraverso la voce una macchina riesce a capire se dici la verità o meno, queste cose non ci credo. La macchina misura lo stress della persona? Sì, vabbè, però io magari sono stressato perché so due ore che sto dietro le quinte. Ma sicuramente è logico. Pure perché sono nervoso, che vedo tanta gente. Federico Mastrostefano, motivando, ora sei innamorato di Pamela Compagnucci? Allora, il problema è questo, non conta essere innamorati di una persona. Io lo dico davanti a tutti, io non so nemmeno a questo punto che cosa vuol dire essere innamorato oppure volere bene a una persona. Io so che a Pamela ci tengo tantissimo, però so anche che tante coppie adesso si lasciano... nonostante sono magari innamorati o nonostante si vogliono un bene dell'anima, è questo il problema. Ma lo sai o no? Non lo sai? Io penso di essere innamorato di Pamela, altrimenti non stavo a mandare avanti questa situazione così, in bilico. Però purtroppo una coppia non si forma solamente attraverso l'amore che si prova nei confronti dell'altra persona, ma la coppia si forma attraverso tante altre cose che ci devono essere. Del è tipo, quello. Adesso mi intriga l'argomento. Potrebbe essere il rispetto, potrebbe essere... Beh, ma nell'amore c'è anche cose. Rispetto, eh? Appunto, se nell'amore non c'è il rispetto, tu puoi essere innamorato quanto ti pare di una persona, però se tu non mi rispetti, io che ce sto a fare insieme a te? Questo è un esempio, l'ho fatto. Dici, ecco, devo trovare un equilibrio nella coppia. Certo. È falso. Tendenzialmente è falso. Falso. Ma sarà il mio modo di parlare, è un po' strano. Mi spiace. Pamela?